Sono in vendita da alcune settimane i nuovi processori Intel Core della famiglia Coffee Lake. Ecco qui il modello Core i3-8350K. Si tratta di soluzioni che abbinano una nuova architettura a caratteristiche tecniche innovative rispetto alle soluzioni Kaby Lake. Ad esempio le proposte Core i7 arrivano sino a 6 core. Questi nuovi processori richiedono schede madri aggiornate, non sono infatti compatibili con quelle di precedente generazione. Le nuove proposte sono basate su chipset Intel Z370, come questa ad esempio. Ne abbiamo provate 5 diverse in redazione, sviluppate da Asus, MSI, Gigabyte e ASRock. Vediamole in dettaglio quali siano le caratteristiche tecniche e che cosa offrono a disposizione dell'utente più appassionato di videogiochi. Aorus è il marchio sviluppato da Gigabyte per identificare le proprie soluzioni destinate ai videogiocatori. Il modello Gaming 7 vanta una dotazione onboard completa e una cura nella costruzione orientata a fornire la massima robustezza possibile, grazie ai punti di rinforzo presenti per gli slot PCI Express e per quelli dei moduli memoria DDR4. Un modello completo per dotazione, posizionato nel segmento di fascia più alta e che si impreziosisce con un gran numero di LED programmabili. È una scheda che offre una dotazione accessoria così completa che pare difficile pensare di trovare qualcosa che manca. Grazie al formato Extended ATX c'è spazio per 4 slot PCI Express, 3 slot per SSD M2, connessioni SATA e U.2. Il numero 3 si ripete anche per le connessioni di rete, grazie a 3 porte Gigabit basate su chip killer, oltre alla scheda Wi-Fi integrata. Sovradimensionata per quanto riguarda la circuiteria di alimentazione e le caratteristiche tecniche per il tweaking, questa scheda lascia ben poco a desiderare, ma compensa questo con un costo che è davvero top di gamma. La proposta Z370 Gaming M5 di MSI è la tipica scheda madre completa, caratterizzata da una ricca dotazione accessoria e da funzionalità per l'overclock complete che però mantiene un prezzo non contenuto ma ancora accessibile. Layout curato, buona personalizzazione estetica e un pacchetto di funzionalità completo caratterizzano questo modello, in grado di ben rispondere alle esigenze dell'utente più appassionato. È la scheda con il prezzo più contenuto tra quelle inserite in questo confronto, ma offre tutto quello che serve per la configurazione di un sistema desktop da gioco completo. La qualità nella costruzione è elevata, forte di alcune ricercatezze, come gli slot PCI Express per la scheda video che sono rinforzati con una struttura metallica. Il layout complessivo è ordinato e non vi sono componenti che ostacolano l'installazione o l'intervento anche a scheda montata nel case. Appartiene alla famiglia ROG Strix, questa scheda madre Asus, ricca e completa nella dotazione. Anche in questo caso, a fronte di un costo medio-alto ma comunque accessibile, troviamo tutto quello che serve ad un utente appassionato di gaming e tweaking, lasciando spazio alle configurazioni più disparate. L'anima ROG è facilmente riscontrabile nel BIOS, grazie al quale sono accessibili tutti i parametri di configurazione del sistema. È molto difficile evidenziare differenze prestazionali con queste 5 schede, con l'impostazione di default infatti i numeri di fatto si equivalgono. È il processore a rappresentare infatti la discriminante tra un sistema più veloce e più lento, ma a parità di CPU nulla cambia. Nel momento in cui si abilitano la BIOS, le modalità multi-core enhancement, le schede madri spingono la CPU a operare sempre alla massima frequenza di clock accessibile via tecnologia Turbo Boost. Nel caso del modello Core i7-8700K che abbiamo utilizzato nei nostri test, l'abilitazione di questa funzionalità implica il portare la frequenza di clock a 4700 MHz per tutti i core, anche quando questi sono occupati al 100%, contro un valore di default di 4,3 GHz. Usando i sistemi di overclock automatizzato, abbiamo evidenziato con un po' tutte le schede la tendenza a impostare tensioni di alimentazione molto elevate. Questo permette di ottenere un incremento nella frequenza di clock, ma di controaltare aumentano i consumi e soprattutto le temperature di funzionamento. Meglio a questo punto procedere manualmente, in questo modo si potrà trovare, con un po' di ricerca e di sperimentazione, il connubio ideale per la nostra CPU tra moltiplicatore di frequenza, frequenza di clock finale e tensione di alimentazione. Il tutto tenendo sotto controllo ovviamente le temperature di funzionamento e verificando la stabilità effettiva del sistema a quella frequenza di clock. Tutte le schede che abbiamo provato in redazione hanno evidenziato un'elevata qualità costruttiva, prestazioni sempre ai vertici di fatto uguali tra di loro e un'ottima propensione per quanto riguarda il tweaking e l'overclock. Sono soluzioni che vanno bene un po' per tutte le tipologie di utenti. Proprio per questo motivo abbiamo apprezzato in particolare la scheda madre ASRock, la quale per costo può essere facilmente abbinata anche ai processori Coffee Lake di costo più ridotto, senza dover avere un sistema con una CPU che costa 100 poco più euro e una scheda madre che ne costa magari 400. Chi invece non vuole scendere a compromessi di alcun tipo troverà nella scheda madre MSI Z370 Godlike Gaming il proprio riferimento. Nulla è lasciato al caso in questa soluzione, di certo anche il prezzo che è decisamente poco popolare.
Vi è piaciuto questo video? Fatecelo sapere, lasciateci un commento, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, la solita ratafila che vi chiediamo tutte le volte, insomma. Per il resto, il link alla recensione comparativa sulle pagine di Hardware Upgrade è qui sotto in descrizione. E tornate a vederci ancora, a presto, con altre novità dal mondo della tecnologia, qui dalla redazione di Hardware Upgrade.